Lick! Ben ritrovatimi, cari avventori del Lujona Bar Calcio. Questo pomeriggio voglio tornare a parlare di un caso che ha suscitato in molti miei cari avventori del subbuglio e del fermento alcolico. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della cessione che il Bologna ha effettuato negli ultimi giorni di calciomercato, che ha visto Musa Juvarà passare al Boavista. Quindi andiamo un attimo a vedere questo trasferimento, che cosa può nascondere, se è stata cosa buona o cosa un po' troppo avventata. Ma, mio caro avventore, prendi la bottiglia di Jäger con te, fai come faccio io, diamo una piccola bevutina. Ah, e adesso sei pronto, clic, tasto rosso iscriviti a Lujona Bar Calcio. Condividi, oltre che lo Jäger, il canale e i video di Lujona Bar Calcio con tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu. Hai la vicina di casa Bonazza o hai il vicino di casa Bonazzo? Vai, hai la scusa, toc toc, ho un consiglio da darti, iscriviti a Lujona Bar Calcio e lui o lei ti farà entrare. E poi non vi racconto quello che seguirà, ma hai capito, mio caro avventore e mia cara avventrice. Inoltre, clicca mi piacino al video e goditi Lujona Bar Calcio. Bene, andiamo adesso a vedere il trasferimento appunto di Musa Juvarà da quel di Bologna a quel di Boavista in Portogallo. Ebbene sì, perché negli ultimi giorni di mercato il Bologna ha piazzato il nostro Musa Juvarà, il nostro giovanissimo attaccante gambiano, al Boavista, che è una società portoghese. E in quali termini? In quali termini? Nei termini di prestito, quindi l'abbiamo dato in prestito, con il diritto di riscatto, quindi non obbligo, non sono obbligati, con il diritto di riscatto da parte della società portoghese di acquisire l'intero cartellino del gambiano Musa Juvarà per la cifra di 7 milioni di euro. Quindi Juvarà potrebbe diventare a fine stagione un giocatore a tutti gli effetti del Boavista, che in caso contrario invece, se la società portoghese non si avvarrà di tale opzione, Musa Juvarà tornerà a Bologna sotto le due torri. E molti miei avventori mi hanno scritto e mi hanno detto: ma è stata un'operazione buona o è stata un'operazione un po' avventata aver mandato via un giovane del calibro di Musa Juvarà, che non più di pochi mesi fa ci aveva tolto le castagne nella famosa partita contro l'Inter e aveva regalato la vittoria, no, per 2-1 in quel di Milano contro l'Inter. E quindi adesso andiamo un attimino a fare le pulci a questa situazione. Allora, secondo me, secondo il Lujona, volete sapere che cosa ne pensa il Lujona? Lo volete sapere? Lujona, dici, abbiamo fatto bene, ho fatto una cagata aver ceduto Juvarà. Calmo, mio avventore, calmo, prenditi la tua serie di buoni cicchetti, tequila e limone, o se preferisci rum e pera, e calmati. Allora, secondo me, allora se, perché poi siamo anche nel campo del condizionale, perché se il Boavista riscatterà a 7 milioni di euro Juvarà, sarà perché con tutta probabilità in Portogallo avrà fatto una stagione degna di nota, e quindi il Boavista, che non penso sia una società che navighi nell'oro, riterrà buona cosa e un affare andarla a riscattare, molto probabilmente perché poi sa già, in ottica, se non già presente per loro a giugno, a luglio del 2021, di poterlo ricedere a molto di più, quindi ricavandoci una bella plusvalenza che posso pensare possa essere anche nell'ordine di, non so, 15 milioni, quindi poterci ricavare il doppio.
Quindi, fermo restando questo, ma appunto non è detto che il Bologna comunque lo cederà, perché appunto se il Boavista non lo riscatta, il giocatore torna da noi. Che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che in Portogallo non è che abbia poi fatto chissà che cosa e quindi ci tornerebbe un giocatore un po' svalutato, perché se comunque Juvara in Portogallo, che è un campionato comunque un pochino in toni minori, tra l'altro nel Boavista, che non è tra le principali squadre oggi in Portogallo, se nella summa totale di quel campionato non avrebbe fatto vedere chissà che cosa, legittima un po' il fatto da parte del Bologna di esserlo poi andato a provare a piazzare, no? Viceversa, se a fine stagione il Boavista darà 7 milioni di euro al Bologna, ha voluto quindi dire che il giocatore si è distinto molto bene, a quel punto il Bologna ricaverà 7 milioni e lì vanno fatte delle considerazioni del tipo: sì, è vero, abbiamo ceduto a quel punto un giocatore che poteva valere molto di più di quello che appunto noi l'abbiamo ceduto, ma è anche vero che quei 7 milioni ci permettono e ci permetteranno con tutta probabilità di non dovere poi andare sul mercato prossimo e del prossimo anno dover fare delle cessioni dolorose, perché secondo me sia Musa Juvara sia Bani, che anche lì c'è un diritto di riscatto che si trasforma in obbligo da parte del Genova al raggiungimento di una serie di presenze che il buon Mattia potrebbe fare in quel di Genova, ecco che se andiamo a prendere 7 milioni da Juvara e 4 milioni e mezzo da Bani, insomma sono soldi che entrano in cassa del Bologna, dove andiamo a registrare delle buone plusvalenze, perché voglio ricordare che Musa Juvara, soprattutto visto che stiamo parlando di lui, viene acquistato dal Chievo per soli 500.000 euro. Pertanto, se noi andiamo a scrivere a bilancio che ce ne abbiamo presi 7, facciamo una plusvalenza veramente importante, e appunto sono poi di quelle plusvalenze in stile Inter, in stile Atalanta, ossia siamo andati eventualmente a cedere un giocatore, in questo caso, che non era nel giro della prima squadra, perché comunque sì, ha fatto bene con l'Inter, ma a parte quella piccola parentesi era tutt'al più un buon potenziale sulla carta, non è che poi oggettivamente avesse dimostrato di essere un astro nascente del calcio mondiale. Pertanto comunque sarebbe comunque un'operazione tutto sommato buona, perché saremmo andati a cedere a ricavare 7 milioni di euro su un giocatore che praticamente in prima squadra del Bologna non ha mai giocato. Quindi sarebbe un po' sulla falsariga appunto di quello che ha fatto anche ultimamente l'Atalanta con mi pare Traoré, che lo è andato a vendere, adesso non mi ricordo se al Manchester United, per 20 milioni di euro, se non addirittura 30, non mi ricordo, un giocatore che ha segnato un gol in Serie A, anche quello lì avrà fatto tutt'al più 3 partite al massimo. Quindi insomma, ben vengano secondo me le operazioni alla Musa Juvara, ben vengano. Io guardate, tra tutte le cose che sono state fatte, che non sono state fatte in questo calciomercato, ritengo la parentesi Musa Juvara una forse delle poche operazioni lungimiranti da parte della società. Dirò di più, auguriamoci che il buon Musa Juvara possa fare bene in Portogallo e speriamo che il Boavista ce lo riscatti per 7 milioni di euro. Io mi auguro questo, anche perché possiamo anche ragionare che se il Bologna comunque è andato a piazzare Musa Juvara altrove, quindi non puntando su di lui, c'è anche da pensare che comunque in società avranno fatto, oltre a queste considerazioni su base economica, avranno ragionato che era un profilo sacrificabile, chissà poi magari anche da un punto di vista caratteriale, magari si è intravisto che il ragazzo non avesse un carattere tale per cui potesse far pensare che nel breve periodo, ma anche nel medio breve, possa diventare un giocatore importante.
avranno fatto le loro considerazioni che li avranno spinti appunto a cedere Musa Juvarà, appunto con la speranza di siglare una bella plusvalenza a bilancio, di cui abbiamo bisogno, perché comunque negli ultimi anni ne abbiamo fatte poche e ce ne servono. Meglio Musa Juvarà via che un Tomiyasu. Fammi sapere, mio caro avventore, qui nei commenti cosa ne pensi, e noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.